Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Bene, andiamo a vedere insieme questo nuovo video. Allora, vediamo come fare questa mini tortina. Ne farò due al limite. Mimosa, mi è venuta in mente così, oggi è 8 marzo, forse dovevo farla prima, però non importa, non è che si mangia solo l'8 marzo. Qui preparo il pan di Spagna, quindi farò un pan di Spagna basso, piccolo, con due uova, soltanto con due uova. Mi monto a neve ferma gli albumi, ecco qua, ho fatto qualche taglio così andiamo più veloci. Poi preparo le uova con lo zucchero, pressappoco, se non volete pesare lo zucchero, ogni uovo sono 2 cucchiai rasi, pressappoco, non è che cambia poi, tutto al più verrà più o meno dolce. Frullo fino a rendere bianchi i tuorli. Così, ci grattugio anche la scorza del limone. Ecco qua. Questi sono i miei limoni, sono profumatissimi, quindi bio, rigorosamente bio. Poi vado ad aggiungere gli albumi ai tuorli, piano però, stavo girando troppo veloce. E poi cambio, forse è meglio fare con un cucchiaio. Li aggiungo piano piano così dall'alto in basso senza smontarli. Nel frattempo ho acceso il forno a 160 gradi. Ho cambiato ciotola perché era piccolina. Ho sbagliato le misure. Quindi questa è più capiente. E poi, una volta messo tutto l'albume, ci metto le farine, dove ho messo anche il mezzo cucchiaino di lievito. Potete anche ometterlo, però io ce lo metto. Quindi la farina con la fecola setacciata. Ok. E continuo a metterla tutta. Bene, continuo a mescolare piano piano. Pensate ragazzi, oggi è 8 marzo 2021, lo scorso anno in questo periodo eravamo in lockdown, non avrei mai pensato che adesso dopo un anno siamo ancora così. Anzi, noi nel Lazio ci manteniamo gialli, quindi almeno per adesso speriamo di non ripassare il rosso assolutamente. Intanto continuo a mettere la farina setacciata e io non vedo l'ora di vaccinarmi, sinceramente. Ecco, ho preso l'appuntamento per mio marito, il 24 va a fare il primo vaccino e poi toccherà a me, che io sono un pochino più giovane, però non vedo l'ora di farlo perché così magari sarò più tranquilla. È bruttissimo non poter abbracciare i nipoti, non poter stare tutti quanti insieme, è veramente brutto. Quindi non so voi come la pensate, ma vacciniamoci, quello è l'unico modo per uscire da questo incubo. Bene, ho versato, come avete visto, l'impasto su carta da forno, su un soletto che è piccolino, in modo che così mi viene la base di questa tortina non alta. E vado ad infornare a 160 gradi per all'incirca 20 minuti, poi regolatevi. Eccolo qua, è pronto, vedete, non facciamolo colorire troppo, quando è così possiamo spegnere e tirarlo fuori e lasciarlo raffreddare. Adesso mi preparo la crema al mascarpone e limoncello. È la classica crema che facciamo per il tiramisù, solo farò soltanto due uova, il mascarpone non lo metterò tutto, quello sono 2,50 ma io ne userò di meno.
Allora, io uso uova delle mie gallinelle, abbiamo solo 6 gallinelle, sono sicure, quindi non faccio l'abbattimento, però voi se volete fatelo. Le mie galline stanno all'aperto, gli diamo cibi sani, e ce n'ho poche, giusto per la famiglia, quindi vado sul sicuro. E gli albumi li ho montati a neve, però se voi volete fate bollire un po' di acqua con zucchero. E bollente la versate a filo un pochino per fare l'abbattimento, oppure appoggiate, questo sia per i tuorli che per l'albume, a bagnomaria un attimino le uova. Ok, allora continuo. Qui ho messo lo zucchero con i tuorli e li sbatto fino a farli diventare chiari. Dopodiché ci metto il mascarpone, non lo metto tutto come ho detto, ne metterò all'incirca 200 grammi, senza che peso, questi sono 250, quindi ne lascio un pochino, insomma, così ad occhio, se volete pesatelo come volete, ma non è importante. Ok, quindi vado a frullare, perché la dose di 250 io di solito la metto con 3 o 4 uova. Frullo fino a rendere bello cremoso il composto e poi per dargli il sapore del limoncello ho preparato, anzi scusate, questo mio è mandarinetto, è mandarino, non è limoncello, però è lo stesso. E ne metto un bicchierino scarso, diciamo, questo mi sembra troppo, non vorrei che diventasse troppo liquida la crema. Un altro goccino e basta. Così gli diamo quel sapore agrumato. E poi ci metto anche un po' di scorza dei miei limoni. Ecco qua, mi è saltata la sequenza, scusate. Frullo un altro pochino. È semplicissima da fare questa tortina, eh? Invece di farne una grande, ne fate 3-4 piccoline. Che va bene. Ok, adesso ci aggiungo gli albumi montati a neve, piano piano con il cucchiaio senza farli smontare. In questo modo. Scusatemi se sentite il rumore di sottofondo, ho acceso l'aereatore con un po' di aria calda, che oggi è una giornata tristissima, piove, è una giornata grigia e fa anche freddino. Ok. La crema è quasi pronta, giro ancora un pochino e poi l'appoggio un attimo in frigo mentre mi preparo la base per le tortine mimosa. Ecco qua. Spero di riuscire in giornata a fare questo video, così magari se vi va di farla velocemente. Vi preparate questi impasti. Bella, molto bella, mi viene voglia di assaggiare. E questo è il pan di Spagna, vedete come è venuto anche troppo alto, direi, però vabbè, poi tolgo il pezzo per fare la mimosa. Allora, io farò dei quadrati così. Adesso ne farò soltanto uno per farvi vedere. Penso che 3 tortine ci vengono, con questa dose. Sicuramente mi avanzerà il mascarpone, ma lo userò poi, cioè la crema al mascarpone, posso usarla per fare delle coppette di tiramisù al limite. Allora, per fare la mimosa ci tolgo il pezzettino, così per fare i pezzettini. Le briciole, diciamo. Oh, questi non li butto naturalmente, poi vanno mangiati. Faccio venire mio marito a razzolare, che lui non ingrassa, mangia tutto, beato lui. Allora, poi faccio così, faccio dei bastoncini, li ritaglio e qui ci viene la mimosa. Potete anche farla sbriciolata con le mani, come meglio preferite, o a dadini oppure sbriciolata. Bene. Allora, andiamo avanti velocemente. Ecco qua.
Mettiamola da parte. E allora qui ho messo acqua, ho bollito un po' di acqua con lo zucchero e poi ci ho messo il succo di fragola, ho delle fragole tagliate a pezzettini perché penso che farò anche qualche tortina con le fragole, con la crema e fragole. Questa la farò senza fragole. E bagno sia sotto che sopra il pan di Spagna. Eccolo qua. Ok. E poi con la crema, io adesso qui l'ho messa dentro una sacca a poce, ma non serve perché poi comunque sopra ci va, sì, non ci ho pensato, pensavo al tiramisù, ci va comunque la mimosa, quindi questo giochino non si vede. Quindi potete metterla benissimo con una spatola. Ho preparato anche una fragola tagliata a mo' di fiore, ce l'appoggio così, giusto per guarnire, e poi ci metto tutte le briciole per creare l'effetto mimosa. Vedete, è semplicissimo. Se avete un coppa pasta rotondo, grande, è meglio così rimane bella tonda. Io l'ho aggiustata con le mani così. Ed ecco qua, la mia tortina mimosa. Poi ne farò delle altre anche con le fragole, con gli altri due quadratini che mi sono rimasti. Bene, amiche ed amici, ciao a tutti e buon 8 marzo a tutti. Naturalmente è una ricorrenza, non è una festa.